Giampaolo Medei, cominciamo dalla fine o dall'inizio? Cioè, quanto volevate questa finale del mondiale per club, ma non era così scontato arrivarci? No, assolutamente non era scontato. Sono molto contento della vittoria per la squadra, per la società, perché è la seconda finale del campionato del mondo consecutiva, quindi consolida questa società al top a livello mondiale. È stata una partita dura. Noi secondo me all'inizio abbiamo sofferto un po' la pressione, cioè la voglia di tutti di vincere, forse anche di stravincere. Io prima della partita avevo insistito su questo aspetto, perché io conosco molto bene diversi giocatori del Resovia, che è una squadra che ha iniziato il campionato con delle difficoltà, ma in campo giocatori di esperienza, di qualità, di livello internazionale, quindi mi aspettavo una partita dura. In più loro giocavano ovviamente senza pressione. Noi nel primo set non ci è mai entrato il servizio. Grazie. Sì, non ci è mai entrato il servizio. Mi prendi dalla frase che inizi dopo questa del servizio. E invece loro, soprattutto alla fine, hanno spinto molto. Quella è stata un po' la differenza, ma eravamo anche un po' troppo tesi. Poi da metà del secondo ci siamo sciolti. Abbiamo, secondo me, da lì in poi giocato una buona pallavolo. Loro sono stati, secondo me, bravi a rientrare il quarto set. Noi ancora abbiamo perso un po' di ritmo al servizio, abbiamo regalato 3 cambi palla di fila, insomma ci sono delle cose da metterci i puntini sulle i, perché bisogna fare un approccio migliore alla gara e soprattutto andare avanti fino alla fine, perché qua non molla nessuno, l'abbiamo dimostrato noi ma gli altri anche, quindi bisogna saperlo. Detto questo, sono contentissimo della vittoria. La semifinale è sempre una partita particolare, domani sono convinto che daremo il 100% da subito. Cosa non ti è piaciuto? Ce l'hai già detto, no? Quella fase dei cambi palla non riusciti, penso anche nel primo oltre che nel quarto set, ma cosa invece ti è piaciuto di questa squadra che, vista dall'esterno, è ancora salita di livello anche questa sera? Sì, mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto a metà del secondo set. Io ho chiamato un time out abbastanza presto perché avevo visto che loro hanno iniziato con 3 ace praticamente, 2 ace sulle linee, una palla in cui Sokolov non è riuscito a togliersi, eravamo sotto 6-3 e ho voluto spronarli. Mi è piaciuta la reazione, perché praticamente da lì in poi fino alla fine del quarto abbiamo sempre tenuto in mano il gioco, siamo stati aggressivi al servizio e bravi sia in difesa che in contrattacco, quindi mi è piaciuta la reazione della squadra. Mi è piaciuto anche il fatto che hanno saputo soffrire alla fine del set, quando abbiamo ricominciato a fare qualche errore al servizio, c'era bisogno di stare calmi. Abbiamo fatto anche un errore sul set point, una stupidaggine che ci può stare, però la pallavolo è così. Leal poi è stato subito dopo bravo in ricezione a ricevere bene e ci ha permesso di chiudere la partita, quindi gli errori servono per crescere e noi, secondo me, stasera siamo cresciuti soprattutto a livello di testa ancora un po', e domani ci servirà, perché la finale la vogliamo giocare al 100%, giocarci tutte le nostre carte, vogliamo portare a casa questo titolo. La Lube viene da un girone di ferro, quindi i giocatori avranno già speso molte energie psicofisiche. Abbiamo visto sia nel terzo che nel quarto set, prima Osmani, Quantorena, poi Leal, chiederti dei cambi, ma la panchina ha risposto picche. No, ma questo, diciamo, una partita del genere, e questo vale anche per la partita domani, si stringe i denti, tutti hanno la stessa stanchezza, gli stessi problemi fisici, perché si arriva dopo 4 partite toste per tutti, noi forse un po' di più perché il girone nostro sicuramente era molto molto difficile, però queste cose si lasciano in albergo, quando si arriva si sta bene e si gioca al 100%. Trento o Novi, che avversari ti aspetti? Ma io non lo so, per noi è uguale, io l'ho visto il Fagel giocare 2 partite di alto livello contro di noi. Secondo me non era la stessa squadra, anche perché erano già qualificati, quindi hanno giocato un livello più basso. Trento la conosco e so che è una squadra di ottimo livello, per noi non cambia nulla. Chiunque sarà l'avversario sappiamo che sarà dura e sappiamo che faremo di tutto per vincere.